Browning. Chi? Perché non ne sono stato informato? Lasci perdere, glielo riferirò io. D'accordo. McPherson, Miller ha portato qui un certo Vaclav Collar per interrogarlo. Perché non ne sono stato informato? Perché sono convinta che Collar non abbia nulla a che fare con le indagini in corso. Beh, a quanto pare il suo collega la pensa diversamente. In ogni caso, la aspetta in ufficio. Ciao, cara. Ora ho da fare, ma... Ehi, Victoria, qua giù! È lì dentro adesso. Cos'è successo? Un altro omicidio? Salve, Vaclav. Credo tu conosca già il detective Miller. Sì. Sono nei guai? Sì, in un certo senso. Non ho fatto niente di male. Vuoi dirci dov'eri 3 notti fa? Probabilmente ero qui, a lavorare alla mia tesi. Probabilmente? Praticamente non faccio altro, a parte dare ripetizioni per tirar su qualche soldo. È così che hai incontrato Natalie? Sì, le davo lezioni private, tutto qui. Lascia che ti mostri una sua foto. L'hai uccisa tu, Vaclav? No, io non le ho fatto niente! È diverso quando conosci la vittima, non è vero? Fossi in te, sceglierei decorazioni meno macabre per la stanza. E dimmi, come hai conosciuto Natalie? L'hai affogata prima di squartarla, eh? Non sono stato io a farle questo! Allora, come l'hai conosciuta? Ho visto il suo annuncio nella bacheca degli avvisi a scuola. E che mi dici di Cinzia? Come l'hai conosciuta? Hai ucciso Cinzia nello stesso modo in cui avevi ucciso Natalie, vero? Gliel'ho già detto, l'ho incontrata al party di Mia. Mi spieghi allora come mai, tra le tue impronte e le impronte parziali rilevate sulla scena del delitto nei casi di Natalie e Cinzia, c'è una probabilità di corrispondenza del 99%? Cinzia ti ha opposto resistenza. È per questo che l'hai picchiata selvaggiamente? Io non le ho fatto niente! Capisco che potessero esserci tue impronte su Natalie, ma su Cinzia c'è qualcosa che non mi torna. Eri un suo cliente, vero? Cosa? Rilassati, Vaclav. Voglio soltanto sapere cos'è successo tra voi due. D'accordo, lo ammetto. Voglio dire, sì, era un suo cliente. Cinzia lavorava nel locale in cui ti abbiamo trovato stasera, giusto? Sì, Mia e Cinzia lavoravano entrambe lì, ma non si occupavano dei bagni e dei massaggi. Cosa facevano allora? Lavoravano in un club speciale. È una saletta riservata e l'ingresso è consentito soltanto ad alcuni membri. E cos'è questo club? Un bordello? Non lo so, io non ci sono mai stato, ma ci ho visto entrare gente importante. Direi che è sufficiente. Può andare, signor Cola. Cosa cazzo sta facendo? Dici a me, Miller? Perché lo stiamo rilasciando? Su quali basi? Non è tra i sospetti. Le impronte corrispondono, ma questa è soltanto una prova indiziaria. Basta, me ne vado. Aspetti, McPherson. No, aspetti lei, Browning. Le impronte non sono prove indiziarie, idiota! Preferisco lasciare che quei due si scannino tra loro.
Papà! Sì? Ti dai al bricolage? Questo maledetto aggeggio si è rotto di nuovo. Chiama qualcuno. Ogni volta che ci metti le mani tu peggiori la situazione. Chiama un professionista. Questa volta so qual è il problema. Tu non puoi capire, principessa, è una cosa da uomini. Allora, come sono venuti i biscotti? Proprio come quelli che faceva la mamma. Sono felice che ti piacciono. Li assaggerò più tardi. Temo che dovrai farne degli altri. Li hai già mangiati tutti? Sì. Cavolo, papà, avresti potuto lasciarmene almeno uno? Sai com'è. Quando comincio non riesco più a fermarmi. Fantastico, mio padre ha la scimmia dei biscotti. Perché hai lasciato che Miller salisse in camera mia? Ti ho chiamata 3 volte. Poi, visto che non rispondevi, gli ho detto di salire. Ma papà, ha visto la mia stanza! E qual è il problema? Sai come sono fatti i poliziotti? Mi prenderanno in giro per secoli. Ma l'agente Miller sembra un bravo ragazzo. Già, ma comunque ha il senso dell'umorismo di un poliziotto. Esci di nuovo? Sì, devo vedermi con lui. Passerò più tardi per fare altri biscotti, visto che qualcuno li ha spazzolati tutti. D'accordo, cara. A più tardi. Ciao, papà. Non funzionerà. Non funzionerà.